Quello che abbiamo fatto prima è lo zero della macchina nelle sue coordinate assolute. Noi adesso dobbiamo fare uno zero temporaneo che riguarda questa lavorazione. Per cui dobbiamo andare a mettere quello zero che abbiamo visto nel CAD in questo punto esatto della macchina. Quindi adesso io dovrò posizionare l'utensile in questo punto esatto. A quel punto faremo lo zero temporaneo. Quindi, come prima cosa, prendiamo il jog, mettiamo la macchina quindi in manuale e ci spostiamo sugli assi in modo tale che arriviamo a posizionarci il più vicino possibile al pezzo. Quindi questa è una modalità, se sappiamo più o meno le coordinate dov'è il nostro pezzo, inquadra qui. Andiamo sempre su MDI e gli diciamo X500, Y200. Siamo sempre a 0 con la Z, per cui la Z è tutta su, per cui ci possiamo muovere liberamente sul piano senza paura che si incasci da qualche parte. Adesso spostiamoci di qui. Una volta che sono abbastanza vicino al mio pezzo, proseguo quindi in manuale. Quindi adesso mi devo spostare sulla X in positivo. Questa ovviamente è una parte un po' delicata. Nella Y sono abbastanza a posto, inizio a scendere con la Z, per cui la Z devo andare in meno, jog meno. Vado giù, vado giù, a velocità veloce, fin quando non mi avvicino a circa un centimetro. E poi diminuisco il feed degli axis di molto, quindi abbasso la velocità e vado a effettuare il posizionamento fine in X, Y e Z. Allora in X ci sono, in Y devo venire un po' verso di me. Quando mi sono posizionato in XY più o meno sulla perpendicolare dell'oggetto, del punto in cui voglio toccare, scendo con la Z. Posso scendere anche molto molto poco. Ok, a questo punto io sono a zero. La precisione di questa cosa dipende da lavoro a lavoro. Poi c'è anche una modalità, diciamo, automatica per fare questa operazione. Questa è la modalità manuale. Nel momento in cui sono qua, io sono a toccare l'oggetto, a sfiorare l'oggetto con la fresa, sono nel punto più o meno 00 del mio piano XY, del mio materiale. Se potessimo vederlo, inquadrarlo bene dall'alto, saremmo sullo spigolo in basso a sinistra dell'oggetto. Non si vede, ma fides. L'oggetto inizia qui, cioè si sviluppa di qua e di qua e di qua, esattamente come l'abbiamo disegnato di qua. Quando sono in questa posizione, torno sulla console. Torno sulla console e imposto i valori di 00 temporaneo. Adesso vedete che qua ci sono le coordinate assolute in x, y e z. E le coordinate relative che sono esattamente identiche. Dopo questa operazione ci troveremo queste coordinate relative su 0, 0, 0. Invece queste rimarranno così, perché queste sono le coordinate assolute, quindi rispetto agli assi della macchina. Per far diventare quindi queste 0, 0, 0 coerenti quindi con il nostro gamma, dobbiamo andare a toccare questo pulsante che si chiama Work Origins, e in Work Origin ci apre questa finestra. Noi andiamo ad azzerare gli assi, quindi a dire a tutti e tre gli assi X, Y e Z: guarda che il tuo zero temporaneo per questo lavoro è 0, 0 e 0 su X, Y e Z. Per cui se noi abbiamo fatto così, qua c'era 0, diventa 705 e via discorrendo. Chiudiamo
questa finestra e vedete che adesso qua i quadrati sono divisi in maniera stupida perché non c'è abbastanza spazio, ma tutte a queste coordinate sono 0, 0, 0. Quindi il nostro lavoro prenderà questo 0, si dimenticherà lo 0 delle coordinate assolute e terrà conto di questo 0. Ok? In questo momento noi abbiamo dato un altro 0 alla macchina. Quindi nel momento in cui mi sposto, utilizzando MDI, le coordinate, quindi se mi sposto a G0, X10, Y10, mi sposterò su queste due coordinate. Adesso proviamo, vi faccio vedere. Quindi se io mi sposto a 10, Y10, e schiaccio go, qua c'ho 10 10, e sul pezzo mi sono spostato in dentro di 10 10. Ho fatto l'errore di non alzare la z perché sono un po' stupido, ma comunque mi sono spostato di 10 10.